Allora, buongiorno. Faccio io, qua comando io. Porco. Buongiorno di nuovo, buongiorno di nuovo. Ancora un'intervista con un pilotino, uno che frequenta da poco, Mattia Collao. E come stai, Matti? Ciao ragazzi, tutto bene? Diciamo che abbiamo sbiellato. Diciamo che se non pioveva stavamo meglio, però dobbiamo prendere quello che viene. Esatto. E quindi andiamo così. Bene così. Cosa ci presenti di nuovo sul... Allora, vi ho portato, a parte la carrozza, la macchinina non ce l'abbiamo perché la stiamo rimontando dopo la sessione bagnata di stamattina. Io vi ho portato il motore One che stiamo usando, motore che produce Capricorn, che è su base OS. Allora, ci ho tenuto a portarlo perché è da qualche mese che stiamo facendo delle prove per vedere un po' di aggiustarlo, di assestarlo, e adesso secondo me siamo arrivati a avere un bel prodotto che funziona, che va forte, che non consuma tanto e che fondamentalmente funziona, va forte. C'è questa, e va bene. Alla sopra che non l'avevo mai vista, una cosa veramente inedita per me, dopo non lo so se altre categorie. Su quest'ala sopra ci sono delle leggende metropolitane, tipo che sia un errore. Ah, cavolo. Però al padrone, a Patrizio, è piaciuta. E gli è piaciuta. Ok, perfetto. Il motivo fondamentale di questa è che la gente viene a chiedere cos'è. Fantastico. Quindi, fantastico. Senti, se devi dire una caratteristica che risalta sopra le altre. Risalta sopra le altre rispetto qual è la caratteristica che secondo te del motore risalta soprattutto, che ha tanta forza, tanta spinta, spinge in basso, in alto, soprattutto ai medi spinge tanto, si sente che ha proprio tanta forza, molto da dare. Sì. Senti che scala. Sì, sì, sì. Benissimo, grazie. Torniamo alla rubrica domande a scoppio. Olè. Le domande a scoppio sono delle domande veloci da rispondere. 4 no veloci. Partiamo, a che età è il primo modello e dove l'avevi provato? È una storia simpatica. Vai. Avevo circa 14 anni, giocavo con le Jig Nico, quella roba lì. Okay. Poi ho visto la macchinina a scoppio. Allora, io e mio amico abbiamo fatto una colletta. Ah, per comprare? Per comprare una macchinina. Abbiamo comprato una di quelle pronte all'uso, pronti via. Però non essendo capace di usarla, è durata un pomeriggio e poi l'abbiamo piegata così. Perfetto. Esatto, e poi da lì ho fatto qualche anno di GT o Rally Game, che si voglia chiamare, e poi ho cominciato con l'1.10 pista e ci ho fatto diversi anni, ho fatto dei belli anni. Cioè. La pista che ami di più è quella che odi di più, non nel dire che non ti piace la pista in sé, ma magari ha delle caratteristiche che una che si sposa perfettamente alla tua guida e l'altra invece no. Ok. Allora, secondo me questa di Gubbio è la mia preferita, è quella che mi piace di più, anche perché è quella dove riesco sempre a andare forte, nel bene o nel male. Quella più brutta mi sembra che era l'anno scorso all'Europea in Francia, a Grenoble, e lì proprio un bagno di sangue perché non ero capace a guidare. C'è una S di là del palco che è mostruosa, non okay. Sapevi mai come prenderla, come non prenderla, certo. Quindi quella no. Quindi tornando invece alla pista di Gubbio, visto che siamo qua, la parte della pista più bella, quella che apprezzi di più? Secondo me la S è quella che c'è di fronte al palco, la veloce, quella veloce, perché lì devi farla fatta bene, devi tirarla dritta e sei sempre un po' lì e lì per tirarla nel muro. Tra la gloria e il bar. Esatto. La parte più difficile, più difficile secondo te invece? Secondo me sono i due tornanti che ci sono dopo. I due rampini che ci sono dopo. Sì. Ho capito. Senti, qual è stato il tuo avversario più difficile da battere secondo te, quello con cui ti sei confrontato più volte in maniera più intensa? Allora, degli anni scorsi non me lo ricordo. Erano tanti. Devo pensarci. Ultimamente mi sto divertendo con Luca Romagnoli.
Perché ci troviamo anche tante volte a fare delle gare a Fiorano e capita sempre che o in batteria o nelle finali c'è sempre tan e tan. C'è sempre là dietro gli scornati. E ricordo una battaglia bellissima l'anno scorso con Michele Romagnoli alla semifinale del campionato italiano a Fiorano. Bello. Quella è stata bella. Molto bello. E se la ricorda anche Michele. Senti, Hamilton o Schumacher? Schumacher. Schumacher. Lo tieni? Senti, la prima cosa che fai invece quando corri in una pista nuova che non hai mai provato, vai giri a piedi? No, bene o male lo faccio sempre con la macchina, cerco per quanto possibile di prenderci la misura. Con direttamente con la macchina? Direttamente con la macchina, cerco di prenderci la misura di dove come fare, sì. Poi guardo gli altri, ovviamente. Senti, una domanda importante, Amarone o Prosecco? Non lo so, io da questo punto di vista non ti conosco. Ti conosco in pista ma non a tavola. Prosecco sempre, tutta vita. Anche io. Senti, due consigli, un consiglio e uno sconsiglio, una cosa sconsigliata per un giovane modellista che magari inizia in questi anni. Quest'anno no, perché è stato balordo. Di non scoraggiarsi, anche se non arrivano subito i risultati, ma di continuare e persistere, perché quello, ma è un po' come con tutto secondo me, se ti scoraggi e lasci lì non viene bene alla fine. Esatto, ho capito. Grazie Mattia, buon fine settimana e buona gara. Grazie, ciao. Grazie.